Beh, siamo davanti a Montecitorio, lo vedete? È il palazzo del Parlamento, o meglio, è il palazzo della Camera dei Deputati. Oggi l'Unione Europea ha bocciato la manovra del governo Meloni. Che cosa significa? Significa che dovranno rivedere tutto il testo, soprattutto molte parti del testo, perché, come sapete, bisogna rispettare una serie di indicazioni, perché siamo dentro un'unione, quindi siamo vincolati. Noi molti soldi, quelli del PNRR per dire un esempio, ma molti fondi li prendiamo dall'Unione Europea, quindi siamo tenuti a fare una manovra fatta bene, in modo intelligente. E bene, male, non lo so. Quello che è certo è che questi non sono in grado di fare nemmeno una manovra economica. È vero che sono state rinviate manovre anche di altri paesi, non è solo l'Italia, ma noi parliamo intanto dell'Italia. Cioè, qual è la situazione in Italia? Che questa manovra fa schifo. Non solo non dà fondi per le imprese, per i cittadini, per le famiglie, per i più poveri, ha fatto una serie di disastri questa manovra economica, ma addirittura viene bocciata anche dall'Unione Europea, quindi significa che sostanzialmente si è bloccata. Questi stanno in Parlamento a fare cosa? A dare solo fastidio alle opposizioni con logiche sballate, sgangherate, a raccontare frottole. E il capo dei raccontafrottole chi è? Ecco, ditemi secondo voi, dentro il governo, chi è il capo dei raccontafrottole? Ce ne possono essere tanti. Ma qual è il capo? Il capo è il solito Salvini. Mentre l'Unione Europea boccia la manovra, Salvini dice che lui farà il ponte più lungo del mondo. Ma questi stanno pensando che giocano a Monopoli, stanno giocando a giochi da tavola o stanno governando un paese? Tanto un paese grosso, una delle grandi economie dell'Unione Europea, un paese con 60 milioni di abitanti, cioè è veramente da pazzi, è da pazzi. Cioè, noi abbiamo Salvini che nel giorno in cui la manovra viene bocciata, invece di dire vediamo come dobbiamo cambiarla, migliorarla, sicuramente il ponte sullo stretto per esempio è una zavorra sulla manovra, oggi ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un convegno importante, c'era il mio amico Enrico Giovannini che è stato ministro delle infrastrutture, è stato ministro anche del tema del ponte, giustamente l'ha bocciato in modo netto, ha detto ma non esiste. Noi bruciamo e blocchiamo i fondi delle prossime annualità invece che per pensare, per esempio, a fare i bacini idrici che dobbiamo fare per evitare la siccità, per aiutare l'agricoltura, per aiutare i cittadini, per aiutare le industrie, per aiutare chi ha bisogno dell'acqua. Noi che facciamo? Blocchiamo 2 miliardi e mezzo ipotetici per un ponte che molto probabilmente non si farà mai, mentre non investiamo in quello che serve per il rischio siccità, per il rischio alluvioni, per le cose importanti del paese. Perché guardate, se uno blocca i soldi, quei soldi non è che vengono spesi, vengono bloccati, stanno là, fermi. Quindi 2 miliardi e mezzo bloccati, che invece di servire altre infrastrutture utili per i cittadini, anche ai treni, alle ferrovie, alle autostrade, alla sistemazione dei ponti, che hanno un sacco di problemi, quei soldi sono bloccati per la frottola di Salvini sul ponte e sullo stretto. E lui ogni giorno spara una cazzata su questo. Oggi di nuovo faremo il ponte più lungo del mondo, senza dirci come, visto che da un punto di vista tecnologico non c'è stato mai un ponte nemmeno lungo la metà. E quindi significa che è molto complicato, significa che molto probabilmente non si riesce a fare, significa che ha un sacco di difficoltà, quindi che cosa dobbiamo fare? Sentire le cazzate o cercare di lavorare con la voglia di fare delle scelte adeguate? Allora, noi dobbiamo procedere. Oggi l'Unione Europea ha bocciato la manovra, in quella manovra c'è il ponte, quindi è stato bocciato il ponte. Salvini, mettiti l'anima in pace, però intanto non andate né avanti né dietro, bloccate il paese per fare delle, diciamo, delle chiacchiere a vacante, cioè una roba inutile, continua di stupidaggini. E oggi ho fatto un convegno molto grosso organizzato dalla Fondazione Verde insieme all'Acquedotto Pugliese, insieme ai consorzi di bonifica italiani, ho fatto quello che in realtà dovrebbero fare questi partiti se funzionassero, per essere chiari, e cioè mettere attorno a un tavolo e discutere tra gli agricoltori, gli industriali, le autorità regolatorie, eccetera, per capire come affrontiamo l'emergenza idrica. Ecco, sto avanti al Montecitorio, oggi piove, ma in futuro ci saranno problemi di approvvigionamento idrico, manca l'acqua.
perché è cambiato il sistema, perché il cambiamento climatico è grave. Sapete che sono usciti i dati ieri, il 17 di venerdì 17 è stato il primo giorno nella storia delle rilevazioni in cui la temperatura media del pianeta è aumentata di oltre 2 gradi centigradi. Ricordate che tutti i convegni fatti, tutte le iniziative dell'ONU sono che non bisogna superare i 2 gradi centigradi a livello medio mondiale. Certo, è stato un giorno, ma è il primo giorno che questo è accaduto. Quindi sta diventando un problema sempre più serio. E noi dobbiamo spendere risorse, iniziative, fare opere che servano per quello, per salvare noi e le future generazioni, figli, nipoti, dal rischio di un cambiamento climatico che altera completamente la nostra qualità della vita. Ho troppo paura per il futuro, Maria Rosaria. Hai ragione ad avere paura, ma la paura non deve essere una cosa che ci fa fermare, ma che ci fa andare avanti. È come quando tu hai paura, reagisci e cerchi di eliminare il pericolo, ma almeno di limitarlo. E questo è quello che noi dobbiamo fare. Ma per fare questo c'è bisogno di intelligenza, non di imbecillità. Di intelligenza umana, non solo dell'intelligenza artificiale. Allora noi su queste cose dobbiamo andare avanti, dobbiamo essere determinati, dobbiamo essere forti, tenaci. Questo Parlamento deve dare risposte vere, devono stare a faticare per i cittadini, per dare risposte, non per stare a fare chiacchiere. È vero che si chiama Parlamento, che viene da parlare, ma non è devono solo parlare, devono anche agire. E quindi la maggioranza deve dare risposte, non deve paralizzare l'attività del Parlamento. Oggi è accaduta un'altra cosa scandalosa. La maggioranza cerca di non discutere del salario minimo. Allora, il salario minimo è una cosa decente, minima, di minima decenza. In molti paesi europei c'è, anzi nella stragrande maggioranza dei paesi c'è, perché è indecente dare a delle persone una cifra minima. Oggi parlavo con dei ragazzi di Mantova, una start-up innovativa molto interessante. Un ragazzo che è laureato in scienze motorie, eccetera, eccetera, giustamente, che attività gli hanno dato? Gli hanno dato un lavoro in una palestra nel nord, a 5 euro all'ora. A un certo punto non ce l'ha fatta più, ha detto, scusate, ma io a questo punto faccio altro nella vita. E si è messo a fare altro dopo aver studiato, dopo essersi impegnati. Quindi sono cose reali, non sono barzellette quelle che dicono le opposizioni, Conte, la Schlein e tutti quelli che hanno iniziato la campagna per il salario minimo. È una cosa decente, importante, di minima decenza addirittura, di minima decenza. Ma allora, una cosa del genere, il governo, dopo la petizione, i cittadini, cioè, vuole andare, e la maggioranza, vogliono confrontarsi? Non lo vogliono, abbiano la faccia tosta di votare no. Invece loro che stanno facendo? Rinviano, mandano in commissione, fanno una delega al governo, cioè fanno di tutto per evitare di votare, cioè non vogliono votare perché hanno vergogna di votare contro il salario minimo, perché fa schifo come voto, cioè si dovrebbero vergognare anche rispetto ai loro cittadini, ai loro elettori, ai cittadini loro elettori, ma nello stesso tempo non lo vogliono approvare e quindi che fanno? Paralizzano il Parlamento invece di fare il loro lavoro, che è quello di andare e avere il coraggio di votare anche contro le cose che non, se hanno il coraggio di votare. Perché non hanno il coraggio di votare, che fanno? Buttano la palla dietro gli spalti per bloccare la partita, per non far votare. Questo è quello che stanno facendo su questa vicenda del salario minimo. Tornando alla manovra, la manovra è vergognosa, è fatta male, è sbagliata, è una manovra non gestita. E soprattutto con tutta una serie di cose che sono ricatti incrociati. Adesso vedevo qualcuno che diceva, questi sono solo ricatti incrociati, i nostri giovani vanno via. Ma vanno via perché non si riesce a dare a questo paese una dinamica innovativa. Io sapete che ho lanciato la transizione ecodigita, perché io penso che dobbiamo usare l'intelligenza artificiale, dobbiamo sbloccare una serie di cose che sono paralizzate dal fatto che molta parte della burocrazia, anche della politica, non ha il coraggio delle proprie azioni. Allora, santi Dio, deleghiamo a dei meccanismi automatici, facciamo in modo che le autorizzazioni per fare cose nuove, cose buone, si possano dare in una settimana e non in 10 mesi o in 5 anni. Le cose devono procedere, dobbiamo dare il là agli imprenditori innovativi, quelli per bene, quelli bravi, non gli affaristi, perché da noi ci stanno gli imprenditori che stanno sempre appresso al governo per acchiappare qualcosa di soldi. Ed è quello che sta facendo Salvini. Ma chi sono gli imprenditori che devono fare il ponte sullo stretto? E sono gli stessi che devono fare altre cose, senza un bando, senza una gara d'appalto, senza un cazzo. Ma veramente scherziamo? Ma questo è il modo di fare?
E poi si lamentano che ci sono inchieste di corruzione che i magistrati mandano tutti quanti sotto processo. Ma è possibile mai che una cosa come il ponte sullo Stretto si fa senza un bando, senza una gara d'appalto? Ma veramente è questo il modo di fare, è questo il modo di prendere in giro i cittadini? E queste sono cose palesi. Ripeto, oggi le ha dette in modo più o meno chiarissimo l'ex ministro delle infrastrutture, prima di Salvini, che era il professor Giovannini, un tecnico, un esperto. Allora, le cose non possono essere fatte in questo modo penoso. E quindi basta. Adesso colgano l'opportunità di questa bocciatura dell'Unione Europea per fare in modo di fare qualcosa di decente. Basta. Basta pagliacciate. Basta pagliacciate. La gente è stanca di queste pagliacciate. E si possono fare le cose fatte bene. Ci sono 200 miliardi che ha portato Conte in questo paese per la transizione ecologica e digitale. Ci sono 200 miliardi in cui si possono fare opere per ridurre il danno della siccità e delle alluvioni, per dare una possibilità ai cittadini di fare cose importanti. Basta, facciamo quello che è utile. Allora, io vi chiedo di aderire al gruppo Ecodigia verso il 2050. Oggi ancora una volta i ragazzi Ecodigia sono stati anche all'evento che ho fatto oggi, importante, sull'acqua pubblica. Vi ricordate che l'acqua pubblica, abbiamo fatto un referendum e i cittadini hanno scelto che l'acqua doveva restare pubblica e non andare in mano ai privati perché volevano farci speculazioni. L'acqua pubblica è uno dei 5 stelle del Movimento 5 Stelle quando è nato. E io confido in Conte, nel Movimento 5 Stelle, ma in tutti gli altri che capiscono che l'acqua deve essere pubblica. E io mi sono complimentato con l'acquedotto pugliese, che è il più grande acquedotto d'Europa, oltre 20.000 chilometri di acquedotto, che ha scelto la via dell'acqua pubblica, di restare pubblico e di lavorare per dimostrare che il pubblico può essere efficiente. Certo, c'è anche il privato efficiente, ma se il pubblico è efficiente, l'acqua deve essere dei cittadini e deve essere un diritto di tutti, noi dobbiamo aiutare questo lavoro, perché è quello che è stato scelto dai cittadini italiani con il referendum. Quindi io adesso vi saluto qua davanti a Montecitorio, tra l'altro stasera c'è un'iniziativa molto interessante di Campagna Amica dentro Montecitorio per rilanciare i prodotti tipici, i prodotti agroalimentari tradizionali, la nostra agricoltura di qualità. E quindi io, anche nella mia veste già di ministro delle politiche agricole e anche di presidente del comitato scientifico di Campagna Amica, che è una realtà stimata, è una realtà di giovani soprattutto, che stanno facendo innovazione in un'agricoltura italiana che è guardata dal resto del mondo come un punto di riferimento. Pensate che esiste la coalizione mondiale dei farmer market, quindi dei mercati degli agricoltori, che guarda all'Italia come elemento di innovazione in contrapposizione a quella agricoltura e in quella cultura americana di una parte degli Stati Uniti, che punta a fare in modo che ci sia solo un produttivismo scellerato che crea meccanismi aberranti che poi diventano quelli da cui è nata la mucca pazza, da cui sono nate una serie di errori del passato che noi non vogliamo ripetere. È chiaro, basta. La mucca pazza è nata perché dicevano i grandi scienziati che dando da mangiare a degli animali erbivori le farine animali fatte addirittura anche con gli stessi bovini, questi animali producevano più latte. Ed era vero, producevano più latte, peccato che si ammalavano e hanno creato un disastro a livello europeo e a livello internazionale. Questo è quello che è successo con la mucca pazza. Basta, basta con queste proposte da Frankenstein, da stregoni che inventano cose, le chiamano modernità. Ma quale modernità? Ma quale pagliacciata di modernità? La modernità è riuscire a guardare quali sono i percorsi naturali, svilupparli al meglio, cercare di rilanciare con intelligenza l'agricoltura tradizionale, ma con la grande innovazione del digitale, dell'innovazione, dell'idroponica, di tutte le culture nuove, ma fatte bene, fatte come dire, con criterio, non in modo scellerato. Ecco perché stasera io sono contento che Campagna Amica, proprio dentro il Parlamento, dentro la Camera dei Deputati in particolare, farà un'iniziativa per rilanciare l'importanza dei prodotti tradizionali e della grande tradizione agroalimentare del nostro Paese. Quindi un saluto a tutti voi, seguite e guardate anche sul sito di Radio Radicale la diretta di oggi del convegno sull'acqua. Oggi siamo riusciti a mettere insieme esponenti da quelli
del 5 Stelle come Patti Labbate, vicepresidente della Commissione Ambiente, al vicepresidente del Senato Centinaio, che è della Lega, quindi in modo da ragionare con tutti e con l'autorità regolatrice, l'ARERA, con l'autorità, il GSE, che è il gestore del sistema elettrico italiano, quindi tutte autorità che possono servire a fare in modo che sull'acqua ci sia un percorso intelligente. Dobbiamo riuscire, ci possiamo riuscire e ci dobbiamo riuscire, ce la faremo, io sono convinto di sì, dobbiamo farlo con fermezza, e colgo l'occasione per invitarvi a un altro bellissimo evento che noi faremo martedì prossimo, esattamente il 28, al Senato. Ci sarà anche Conte, ci saranno anche persone sia di maggioranza che di opposizione, ma ci saranno soprattutto giovani innovatori di start-up innovative, e sarà un grande evento sulla rivoluzione ecodigita, i giovani innovatori e come possiamo cambiare e migliorare questo paese, l'Europa e il mondo, cercando di evitare l'estinzione, perché poi l'obiettivo qual è? Vivere meglio e non peggio. E soprattutto, visto che l'ONU dice che stiamo andando verso un riscaldamento climatico catastrofico, noi vogliamo semplicemente evitare la catastrofe. Vi sembra una cosa strana che i giovani di oggi cerchino di evitare la catastrofe? Penso di no. Io vi saluto e vi auguro veramente una buona serata. Arrivederci.